Campagnaro sarà probabilmente il prossimo acquisto del Napoli. Il difensore argentino è davvero ad un passo dall'accordo con il club azzurro. Alla Sampdoria andranno 5 milioni di euro in Mannini, oppure 2 milioni e la metà dell'esterno toscano. Mancano dei dettagli anche per l'ingaggio del centrale espressamente richiesto da Donadoni, ma la trattativa è davvero a buon punto. Il Napoli intanto è sempre sulle tracce di Zemail, il centrocampista svizzero del Torino. Il presidente dei Granata, Cairo, vorrebbe tenerlo anche in Serie B, ma in caso di una buona offerta sarebbe pronto a cederlo. Incedibile invece per il Napoli Boiacino, stando a quanto ha dichiarato il suo procuratore d'Ippolito. Un altro agente, Urbani, ha invece annunciato che due dei suoi assistiti, Jezzo e Vitale, sapranno di più sul loro futuro entro il fine settimana. Il portiere si incontrerà con Marino per chiarire la situazione, l'esterno invece è richiesto dal Chievo e potrebbe entrare nel maxi scambio che porterebbe Pellissier all'ombra del Vesuvio. Grava intanto rinnoverà per un altro anno, mentre in difesa piace sempre Bellucci dell'Ascoli. A luglio ci sarà anche il ritorno di Dallabona. Il centrocampista veneto non ha trovato squadra e, visti gli accordi con la società, ribadito al suo procuratore Pasqualin, tornerà a vestire l'azzurro sperando in una conferma da parte di Donadoni. Il suo contratto, piuttosto oneroso, è in scadenza nel 2010. Marino vorrebbe cederlo, ma si va incontro ad un altro braccio di ferro.